Mathias Lepillier torna a correre, lo vedete alle mie spalle, l'attaccante francese, esattamente 66 giorni dopo l'infortunio patito al legamento crociato del ginocchio destro, torna a correre, lo fa per la prima volta in fase di riabilitazione, riabilitazione guidata dall'attentissimo Lorenzo De Mani. Come vedete, era il 28 marzo del 2013, Cittadella Novare, il francese mise a segno il gol dell'1-1 per Novare, poi subì un bruttissimo infortunio procurando il calcio di rigore, poi trasformato da Daniele Buzzegoli. Da allora lavoro in palestra, tanta attività aerobica e anaerobica, sempre agli ordini di Lorenzo De Mani, esercizi sul tappeto, sulla cyclette, poi di vario genere, con la palla e senza. Qui, dopo 66 giorni, il francese torna a correre, dopo essere stato comunque protagonista di una stagione entusiasmante con la maglia del Novara, Novara che è a riposo da una settimana esatta. Siamo a 7 giorni dal rompete le righe di Alfredo Aietti, dunque, la squadra non c'è, c'è Lepillier però che sta lavorando, sta correndo e sta studiando in vista del rientro che dovrebbe avvenire, ci si augura, si spera e si sta lavorando per questo, in occasione del ritiro di metà luglio.